Capitano esagerato, squadra narcotici. Questa sera vi presentiamo l'episodio dal titolo La rapina. La prima cosa da farsi è dismettere gli abiti borghesi. Via i pantaloncini, quelli tutti sfrangiati. Via. Via la canottiera, quella con su Snoopy, che tra l'altro non mi slancio un cazzo. Via. Via le zoccolette di cuoio del dottor Scholl. Mi procuro una tuta mimetica di quelle immaculate. Uno. Elmetto con sulle foglie di Ficus Beniamino. Due. Scudo di plexiglass trasparente per fare le boccacce ai delinquenti che stanno al di là. Tre. Anfibi con la punta d'acciaio rinforzata davanti e di dietro. Perché? Per dare calci nel culo e nei coglioni. Quattro. Manganello con la scossa elettrica. Cinque. Suoci che lancia i Patriot. Sei. Un sacco di lacrimogeni e assoluto. Bravo Sugar. Riflessi d'acciaio, bravo. Cosa sta succedendo? C'è una manifestazione? Chi è che grida? Cosa succede? Esprimetevi meglio, che forse sta piovendo. L'ombrello. Se non chiudete l'ombrello può scatenarsi una sommossa terrificante. Conto fino al 3 e poi Sugar prepara i lacrimogeni. Tanto siete già bagnati come delle marmotte. 1, 2, 3, guarda che autorità. Gli ho fatto paura. Bravo Sugar, hai un grande spirito di iniziativa. Guarda che però è la stringa slacciata. Sotomayor! Attenzione, sempre allerta ragazzi. Dexter, siamo armati di tutto punto. Come agiamo? Allora, i giorni di ferie non me l'hanno dati. E se me li davano, neanche li prendevo. Bravo. Li rifiutavo. Quindi... Allora, chiaramente sono a casa mia che mi sto crogiolando nel letto come un crotolo. A un certo punto ho un sogno bellissimo, una voce che mi chiama dal sogno. Amore, amore. Io mi avvicino sempre di più alla voce, amore, fino a svegliarmi. Mi sveglio, c'è mia moglie sul ciglio del letto e fa, amore, svegliati che la colazione è pronta. Allora mi sto per vestire tranquillamente, viene beato in casa, quando a un certo punto gli domando, ma che ore sono, Giulietta? E lei fa, sono le 11. Le 11! Mi dovevo essere al lavoro alle 8, mi chiamo alle 11! Allora corro di corsa senza neanche salutare la famiglia. Bravo. Corro con i vestiti in mano, mi vesto strada facendo. Bravo. Corro a più non posso. La centrale è a 20 km di distanza. C'è traffico. Salto sulle, salto sopra le macchine, corro sopra le macchine. Bravo. In apnea, senza neanche prendere fiato. Corro a più non posso. Arrivo fino in centrale, tutto sudato. Che dico, ma che cretino, c'avevo la macchina. Ormai. Che faccio, torno indietro a prendere la macchina? No, di certo, no, c'è di una certo. Rapina. Dai. A questo punto salgo le scale, entro in ufficio, che mi sto per rilassare, squilla sì. il telefono, prendo il telefono, pronto, dice, c'è una rapina. Il primo giorno, non si poteva essere perso un cane. Dexter, c'è una rapina, importante, ci saranno già stati 2 o 3 morti, sbrigati. Stiamo arrivando, ok? Cosa facciamo? Scendo di corsa alle scale. Bravo. Faccio 5 piani di corsa senza neanche prendere fiato, poi dico, che cretino, c'era l'ascensore. Ma si vede che oggi non è giornata. Si vede, ma dai! Attraverso il cortile, Chile. Vado al garage e chiamo Peppiniello. E il garagista mi fa, che c'è? Dammi subito la macchina in dotazione che devo sventare la rapina. Adesso me lo dici così, prendete la 17. La 17? E la 17? Che devo guidare con una mano al volante e l'altra nei coglioni? Aieie. Brazor, cioè lei si chiama Yeye Brazor, la mamma marocchina e il papà serbo croato, eh?